Architettura e comunità, come architettura e progettazione possono diventare nel concreto un volano di inclusione, propulsori per la partecipazione della cittadinanza alla vita e alla trasformazione della città. Se non lo hai diventata fino adesso non lo diventerà mai più, perché la domanda già c'ha una risposta. Se la cittadinanza è parte operante, attiva di questo processo, avviene. Se non è la cittadinanza, non è parte attiva, non avviene. Allora c'è una complessità in questa domanda almeno triplice. Uno, nei riguardi della politica, che la politica ha un ruolo importantissimo, io ci credo. Secondo, è il ruolo dei cittadini. E terzo, il ruolo degli operatori, degli artisti, gli architetti, tutti quelli che vivono nella città. Perciò queste figure si devono mettere insieme, lavorando e cercare di capire da che parte si deve andare. Fino adesso la città è stata frammentata perché ognuno è andato per la sua strada e nessuno va sulla strada che è disegnata, perciò non ha un disegno generale e complessivo.